Io do subito la parola al procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dottore Nicola Gratteri, proprio per spiegare e per illustrare a tutti la capacità dell''ndrangheta, non solo di aver fatto il salto di qualità, il salto in avanti, ma soprattutto la capacità di essere arrivata praticamente dovunque, in qualsiasi angolo del mondo. Grazie dell'invito, onorevole Alfano. Anch'io ritengo un'occasione importante questa e mi auguro che sia il punto di partenza, perché come diceva Ingroia, oggi dall'Italia abbiamo bisogno della spinta dall'Europa, tantomeno perché non vadano in porto le modifiche delle quali si parla da almeno un anno, almeno questo, per tentare di pareggiare la lotta alla mafia. Come per rispondere alla sua domanda, il salto di qualità dell''ndrangheta lo abbiamo visto, possiamo indicarlo con la metà degli anni 70, con l'introduzione dell''ndrangheta della Santa, che è il primo grado della società maggiore. E la Santa consiste nel fatto che uno 'ndranghetista possa anche essere affiliato, diciamo per comodità, ad una loggia massonica deviata. Entrare a far parte della massoneria deviata vuol dire avere contatti diretti con medici, ingegneri e avvocati. Nello stesso tempo, sempre in quegli anni, i capi mafia hanno avuto l'intelligenza di mandare i figli all'università. E oggi abbiamo capi mafia, medici, ingegneri, avvocati, alti funzionari pubblici. Quindi lei entra in ospedale e parla con un medico che è al contempo capo 'ndrangheta. Questo salta di qualità, perché l'ossessione dei capi mafia è quello di far studiare i figli e fargli fare questo salto di qualità che hanno già fatto e farli sposare con figli della borghesia. Questo salto di qualità ovviamente ha determinato una modifica dei comportamenti degli 'ndranghetisti. Cioè la 'ndrangheta, come tutte le mafie, non sono un corpo estraneo alla società. Se fossero un corpo estraneo alla società, non sarebbero, scomparirebbero nell'arco di pochi anni. Le mafie, per sopravvivere, hanno bisogno di convivere e di avere rapporti diretti con uomini delle istituzioni. Altrimenti hanno vita breve, altrimenti non sarebbero mafie ma criminalità organizzato, criminalità comune, quindi facilmente individuabile, facilmente accerchiabile e quindi tale da dimostrare la loro penale responsabilità. Questa crescita dell''ndrangheta sin dalla metà degli anni 70, dopo la Santa vi è il grado del Vangelo, il quartino, il trequartino, sempre cerchi concentrici, sempre con poteri più ristretti e competenze più ristrette, ma sempre più in alto. Questa evoluzione dell''ndrangheta le ha consentito di diventare quindi una mafia evoluta, tale da interagire con uomini di affari delle istituzioni per tutta la tipologia di reato. Cioè un locale, e cos'è un locale? È l'estensione del territorio sul quale un'organizzazione esercita il suo potere. Perché vi dico cos'è un locale? Perché i locali, come ci sono in provincia di Reggio Calabria, Platisa, Lucca, Africo, Seminara, Gioia Tauro, ci sono esattamente in Germania, in Svizzera, hanno le stesse regole, gli stessi usi e costumi, si comportano allo stesso modo. Anche mentre noi oggi parliamo, ci sono questi locali di 'ndrangheta in Europa, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti. In Canada c'è, ad esempio a Toronto, il locale di 'ndrangheta più potente, credo che ci sia fuori dall'Italia, e che interagisce ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, col locale di 'ndrangheta di Siderno. Cioè sono uomini della 'ndrangheta che viaggiano, si spostano da una parte all'altra del continente per portare le novità, e quindi come se fosse un unico locale per decidere, per discutere le strategie economiche e criminali sia del Canada e degli Stati Uniti che dell'Italia.
Avete visto di recente come anche un ex sindaco in Australia era affiliato all'Andrangheta e come da un paese come Natile di Careri, che è un paese di 750 abitanti, veniva indicato da questo paese di 750 abitanti chi doveva essere il capo mafia di Melbourne in Australia. E la forza quindi dell'Andrangheta è avere questa osservanza ortodossa delle regole, contrariamente ad esempio alla Camorra, dove per Camorra si intendono ormai solo i casalesi, proprio per questo decadimento, per questa non osservanza delle regole, perché noi abbiamo accertato come il solo non partecipare ad una sola riunione di 'Ndrangheta, il soggetto è stato processato all'interno del Tribunale dell'Ndrangheta, che esiste, che ha un solo grado di giudizio, c'è anche un avvocato che è la mamma di Carità e la sentenza è immediatamente esecutiva, ma non è sempre la morte perché sono vari tipi di sanzione, non è questa la sede per parlarne, per approfondire. Questa 'Ndrangheta che si è evoluta perché oggi i capi mafia sono laureati, come è stato più volte detto ieri ed oggi, l'Andrangheta è nel nord Italia in modo molto presente, quantomeno sin dagli anni 70 in Piemonte, in Lombardia e almeno da 10 anni in Emilia Romagna. L'Andrangheta è molto presente in Germania, come diceva bene Petrareschi, è molto presente in Svizzera, è presente in Olanda, ma in diverso modo. Cioè, cosa accade? Che un capo mafia non vive all'estero, deve per forza di cose vivere in Calabria, vivere dove c'è la sede della base, dove c'è la sede del locale. Invece un capo mafia si comporta come un soggetto che deve investire in borsa, cioè investe in più settori. Proprio perché se va male un settore c'è l'altro, quindi un capo mafia diversifica la propria attività, ha un gruppo che si interessa di estorsione, un altro di usura di recente, perché l'Andrangheta fa usura da non più di 20 anni perché riteneva disdicevole fare usura, oggi la fa perché è la forma più rozza per fare riciclaggio. E controlla gli appalti, il traffico di droga, che è il grande business dell'Andrangheta. Quando voi ogni tanto sentite in televisione che è stato arrestato in Olanda, in Germania, in Svizzera il trafficante Tizio Caio Sempronio, siamo noi dell'Italia che facciamo le indagini anche con la collaborazione delle polizie europee per catturare questi latitanti. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutti i latitanti trafficanti di cocaina vivono in Europa. Questo lo insegna la storia giudiziaria. Perché vi sto dicendo questo? Perché purtroppo in Europa non c'è la cultura del controllo del territorio. Voi potete girare 300-400 km in Europa, non vi ferma nessuno, non vi controlla nessuno. L'Europa ci ha dato l'euro, che ci ha reso più forti, ci ha tolto le barriere e ci ha consentito di muoverci meglio, più velocemente, ma di questo ne hanno, come abbiamo sentito stamattina, ne ha tratto vantaggio anche le mafie, in particolare l'Andrangheta. Oggi le mafie sono più aggressive, più arroganti di 15 anni fa, 10 anni fa, perché più ricche. Che se ne dica dai numeri? Le statistiche bisogna saperle leggere. Perché se noi abbiamo arrestato a Reggio Calabria 1000 presunti 'ndranghetisti nel 2010 e se io vi dico che ci sono altri 10.000 'ndranghetisti, che cosa abbiamo fatto? Che il problema, la forza delle mafie la si misura non dal numero delle persone arrestate o delle tante catturate, ma la si misura dalla credibilità che i magistrati e le forze dell'ordine hanno se dietro le nostre porte non ci sono i commercianti in fila indiana a denunciare le estorsioni. Vuol dire che noi ancora non siamo credibili, vuol dire che ancora è conveniente pagare la tangente, pagare la mazzetta, anziché denunciare. Sto parlando di convenienza prima che di etica o di morale. Cosa accade in Europa? Dicevamo l'Andrangheta, stamattina ho sentito le relazioni per quanto riguarda il traffico di droga, su alcune cose non sono d'accordo, non so se ne posso parlare, cioè si è detto che negli Stati Uniti è diminuito
il consumo perché c'è maggiore contrasto, no, è diminuito il consumo perché gli Stati Uniti da 20 anni fanno prevenzione e oggi stanno raccogliendo i frutti. Noi in Europa non facciamo prevenzione, facciamo solo repressione alla meno peggio, visto i mezzi e gli strumenti che ci sono. È stato detto che diminuisce, anche in base ai dati dell'ONU, che è diminuita la produzione di cocaina, quindi sia per gli Stati Uniti che per l'Europa. Questo dato non mi convince, i conti non mi tornano, se ogni tanto si fanno le analisi nei fiumi d'Europa e la percentuale, le tracce di cocaina, le tracce di droga nelle acque di questi fiumi aumentano. Quindi o sono sbagliate le analisi delle acque o sono sbagliate le analisi dell'ONU. Io ho avuto l'opportunità un anno e mezzo fa di interrogare il capo dei terroristi colombiani che aveva rapporti con l'Andrangheta e che poi a seguito di una nostra indagine poi è stato arrestato, ma c'erano anche gli americani e la DEA e quindi gli americani sono riusciti a ottenere l'estradizione, ora questo sta collaborando. Nella sostanza io stamattina ho sentito anche la relazione che riguardava la Spagna e mi veniva in mente quello che diceva questo, il capo dei terroristi colombiani, dice: dottore, io in 3 mesi ho organizzato una esportazione di cocaina per la Spagna, cioè 51 carichi di 8.000 kg per carico, che sono arrivate non nello stretto di Gibilterra, come si diceva, ma nelle coste dell'oceano, non è stato trovato un carico. Quindi voi capite la permeabilità dell'Europa nel traffico di stupefacenti. Se questi sono riusciti a portare con delle barche lunghe 18-20 metri, con un motore Rolls Royce, con l'altro pezzo di serbatoio per attraversare l'oceano senza fermarsi e il resto cocaina, noi non abbiamo fermato una di queste barche e sono arrivate in 3 mesi 51 carichi da 8 quintali, da 8 quintali per volta. Spagna proprio noi l'abbiamo considerato fino a un certo punto il ventre molle dell'Europa, cioè in Spagna noi risultavano esserci stoccaggi per conto dell'Andrangheta e per conto dei casalesi, grosse partite di cocaina, anche perché lì in Spagna ci sono grossi insediamenti di colombiani che gestiscono l'importazione, perché voi sapete ovviamente che cambia il prezzo a seconda se la cocaina la vuoi in Colombia, la vuoi in Perù, Uruguay, oppure la vuoi in Europa, cambia di 2-3 punti per volta, percentuali per volta. Ora, cosa sta accadendo? Sta accadendo che lì in Colombia la 'Ndrangheta è molto credibile, perché considerata una 'Ndrangheta molto seria, nel senso che la mafia è molto serie, perché non ha avuto pochissimi collaboratori di giustizia, perché riesce a pagare ha abbastanza liquidità, appunto, che è una mafia, una delle pochissime organizzazioni, l'unica organizzazione che riesce a comprare la cocaina e ad avere la cocaina in conto vendita, e anche perché in Europa ha delle grosse piazze per distribuire la cocaina a 100, 200, 300 kg per volta. Si accennava stamattina al Montenegro. Io stamattina avete visto, ho fatto quell'intervento, la risposta non è che mi ha tranquillizzato, perché sono un po' preoccupato, perché ho visto veramente come un dato normale e assoluto che ogni famiglia aveva 5-6 bazooka. C'è un Kalashnikov con 700 euro lì e chiunque può andare a prenderlo. Non so se è vero, mi sono dimenticato di chiederlo, ma pare che con i soldi dell'organizzazione EFOR, non mi ricordo come si chiama, questa organizzazione internazionale della quale l'Italia fa parte, dove c'è il Canada, il Belgio, la Turchia, la Germania, cioè in sostanza con i nostri soldi si paga la luce elettrica per queste fabbriche di esplosivo, e ce ne sono tantissime nella ex Jugoslavia, perché Tito costruiva queste fabbriche nelle montagne per paura, appunto, dell'invasione, e li parcellizzava. Io non so qual è il livello di controllo di queste fabbriche e qual è il livello di corruttela per poter poi andare lì, chiunque può andare lì a comprare plastico, perché ricordiamoci che mezzo chilo di plastico corrisponde a 100 kg di tritolo come potenza, e noi solo a Campione abbiamo sequestrato 5 kg e ce n'era disponibilità, quante ne volevamo, ne avevano quintali e provenivano dalla Bosnia.
Torniamo un attimo all'Europa. Come vi dicevo, io a me capita per motivi di lavoro mediamente ogni mese e mezzo di essere all'estero, sia in Europa sia nell'America del Nord che nell'America del Sud. Devo dire che negli ultimi 2 anni i rapporti con le polizie e con le procure sono molto migliorate, ma si tratta di rapporti personali, cioè bisogna andare lì sul posto, parlare, bisogna guardarsi, bisogna avere fiducia, annusarsi, altrimenti con le carte nessuno risponde, nessuno si impegna. Posso dire che c'è da parte italiana c'è un'altissima specializzazione delle elite della polizia giudiziaria italiana. Devo dire che per quanto riguarda Eurogest, mi spiace dirlo, è stata sistemata Eurogest in uno dei posti più scomodi d'Europa, perché per arrivare ad Eurogest bisogna arrivare prima all'aeroporto, poi ci vogliono 2 treni per arrivare all'AIA e poi bisogna andare o a piedi o in taxi. Si poteva scegliere una sede migliore. Noi, dire il vero, stiamo preferendo prediligendo dei rapporti diretti con le polizie, perché se io devo incontrarmi col magistrato di Barcellona, per me è più comodo prendere il treno e l'aereo a Roma e andare a Barcellona che non andare ad Eurogest, perché arrivo prima e perché parlo direttamente. Quindi o Eurogest si modifica, o si dà un potere reale, o ha una funzione effettiva di raccordo, o altrimenti è un ufficio dove poter andare lì, e quindi io indifferentemente incontro il collega di Duisburg, vado direttamente in Germania o viene lui a Roma, oppure Eurogest, io faccio questo lavoro, faccio antimafia quando ancora non c'è la Procura Nazionale Antimafia, e ho fatto sempre indagini di mafia, mi pare di essere andato 2 volte sole ad Eurogest per indagini, ho sempre avuto rapporti diretti. Per quanto riguarda Europol e Interpol, mi pare che in alcuni punti ci sia una sorta di sovrapposizione, converrebbe chiarire gli aspetti dell'una e dell'altra per evitare spreco di risorse e di energie. Per quanto riguarda l'Europa vanno bene questi trattati, abbiamo bisogno ciò che manca in Europa è la consapevolezza da parte degli Stati dell'esistenza delle mafie. Io parlo spesso io da 12 anni fa sono andato per la prima volta in Germania, ho detto attenzione che voi fra 10 anni avrete gli stessi problemi che abbiamo noi in Italia. Ho portato male perché proprio 2 anni fa è successa la strage di Duisburg, ma lì il problema era che lì le mafie stavano costruendo, stavano comprando e ristrutturando l'ex Germania dell'Est a costo zero per il governo tedesco. Per dirla in soldoni, cioè lì andavano, compravano solo per ristrutturare facciate di albergo, ricordo in un'indagine si hanno speso 2 miliardi delle vecchie lire ed era gente che proveniva da paesi dove ufficialmente messi assieme 2 miliardi non ce l'aveva tutta la popolazione. Perché noi abbiamo difficoltà, come diceva Petrareschi, ad esempio l'intercettazione ambientale, 2 minuti solo sto finendo, l'intercettazione ambientale in Germania, Petrareschi parlava di Duisburg, se sono stati uccisi 6 persone a terra, intanto voleva dire che lì c'era un'organizzazione, c'era un locale di 'ndrangheta. Nel portafogli di uno di questi ragazzi c'era l'immagine di San Michele Arcangelo con la testa bruciata, vuol dire che quel soggetto era stato battezzato nella 'ndrangheta, affiliato nella 'ndrangheta. Proprio nel retro di questo, cioè proprio nel locale, c'era la statua di San Michele Arcangelo, che è il protettore della 'ndrangheta, con un tavolo con 12 sedie. Quindi se io non posso mettere le intercettazioni all'ambientale dove ci sono i locali pubblici, dove lì fanno le riunioni, e vi assicuro che ancora così è perché ci risulta da altre indagini, come possiamo continuare a fare? Quando poi dicono le autorità straniere dicono ma qui non succede nulla, cioè loro pensano che il reato sia il morto a terra, gli spari alle serrande e le macchine bruciate, ma se io devo fare il riciclaggio in Germania o in Svizzera sto attento a che non ci sia nemmeno il furto di una macchina o di una bicicletta su quel territorio se devo fare riciclaggio. Non posso andare, non possono pensare di vedere il morto a terra. Se io vado ad Amsterdam, a Roma,
Rotterdam, a me è capitato un anno e mezzo fa, dove stava arrivando un container di cocaina al porto di Rotterdam. Il porto di Rotterdam è una cosa enorme, bisogna solo andare per vedere quanto grande è. Allora, io posso trovare un container di container di cocaina o se ho il numero del container, oppure se seguo solo la persona che va a ritirare il container, seguo questa persona. Noi ci troviamo in questa seconda situazione, in cui sapevamo chi era il soggetto che andava a prendere, doveva andare a ritirare il container. Ebbene, nel corso, noi avevamo dato il numero di questo soggetto, nel corso dell'intercettazione è emerso che questa persona aveva in casa 2 chili di cocaina. Il collega di Rotterdam mi dice: io devo arrestare questa persona. Dico: come lo arresti? Aspetta che ora arriva il container, che va l'arresti? No, dice, in Olanda non è possibile il ritardato arresto e il ritardato sequestro. Dico: ma come? E c'è là almeno un terzo della cocaina che arriva in Europa, arriva dai porti olandesi e ancora siete a questo livello che non possiamo fare il ritardato arresto e il ritardato sequestro. Se io vado in Spagna e ho bisogno di una perquisizione alle 2 di notte, non si può fare la perquisizione in Spagna alle 2 di notte, solo per motivi di terrorismo si può fare, ma se un soggetto ha cocaina in casa non lo possiamo fare, quindi dobbiamo aspettare l'aurora, cioè una persona che ha la cocaina in casa cosa fa ogni mattina? Sta lì alla finestra a vedere se c'è qualche macchina sospetta, qualche persona sospetta che va a bussare, quindi se capisce che c'è qualcuno sotto che va a fargli la perquisizione, butterà la cocaina nel water e la perquisizione sarà negativa. Quindi il problema vero per il contrasto alle mafie è intanto discutere e mettersi d'accordo su questi aspetti dei codici penale e di procedura penale, poi incominciare a pensare a delle pene credibili, perché ad esempio in Svizzera, e ci stiamo interessando da poco, c'è il reato di associazione segreta, che con tutti gli sforzi di questo mondo stiamo pensando a vedere se riusciamo a fargli capire che è anche il reato che è l'omologo dell'associazione di inquisitore mafioso. La pena massima è 5 anni, quindi se continueranno questi sistemi noi avremo, voi avrete oltre ci sarà in Europa oltre l'immigrazione dei poveri nordafricani l'immigrazione delle mafie che verranno a stare nel nord Europa perché si sta molto bene, perché io sono stato anche a Copenaghen per un'indagine e non vi dico cosa ho visto perché non c'è più il tempo. Grazie. Grazie infinitamente al procuratore aggiunto, dottor Nicola Gratteri.